Una festa lunga un giorno e una notte, quella che sabato 20 gennaio ha vissuto Pesaro 2024 per festeggiare l'avvio dei suoi 366 giorni da capitale italiana della cultura. Dopo la cerimonia inaugurale del mattino, con 8.000 persone accorse per accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è cantato con Max Gazzè, che ha portato nel parterre e negli spalti 5.000 persone. Poi si è ballato con l'orchestra di Mirko Casadei, che ha trasformato in un'enorme balera il palazzo dello sport della città. Grande festa con il DJ set e l'esibizione live di Rosa Chemical per un evento in seconda serata interamente dedicato ai giovani. Una bellissima e indimenticabile festa della città, una giornata che segna l'inizio di un anno straordinario, quello di Pesaro capitale della cultura, dicono il sindaco Matteo Ricci e il vice sindaco Daniele Vimini. Momenti istituzionali e di musica per un evento che l'amministrazione comunale ha immaginato per mesi e sognato per anni. Grazie ad un meticoloso e prezioso lavoro di squadra, il sogno quasi impossibile è diventato realtà.